Campionato di prima divisione femminile, la San Gabriele Vasto Volley batte il Crecchio 3-1, primo set è andato un po' male, siamo con Chiara Addona, poi vi siete riprese. Sì, il primo set l'abbiamo giocato abbastanza male, poi nel secondo siamo state più concentrate, abbiamo battuto anche meglio, l'altra squadra ha subito molta ricezione, quindi siamo riusciti a vincere il secondo e poi in seguito anche terzo e quarto. E comunque è stata una vittoria abbastanza, cioè abbiamo giocato abbastanza bene naturalmente dopo il primo set e siamo soddisfatte di questa vittoria. Ecco, secondo e terzo set andati molto meglio del primo, con Giada Russo, qual è stata la scintilla che vi ha fatto cambiare atteggiamento? Forse perché nel primo set forse stavamo ancora a dormire, non lo so, e Maria Luisa forse ci ha anche incoraggiato e quindi siamo riusciti a giocare meglio, a giocare forse anche senza pensieri nella testa. Ecco, nel tuo caso vieni dall'Under 14, fai il campionato di Under 13, giocare con delle ragazze più grandi e più esperte. Sì, è una grande esperienza, soprattutto giocare contro ragazze più esperte che comunque ti fanno migliorare, ti fanno crescere tecnicamente, anche perché poi per raggiungere un obiettivo in Under 14 e anche in prima divisione i playoff. Ecco, Chiara, un campionato partito diciamo in sordina, adesso siete nettamente in zona playoff, quali sono le aspettative della vostra squadra? Naturalmente noi questo campionato l'avevamo fatto più che altro per giocare di più, però cioè, vincere e arrivare adesso siamo terze in classifica naturalmente è una grande soddisfazione, quindi puntiamo appunto a rimanere nei primi tre posti e naturalmente le vittorie aiutano a rimanere alte in classifica. Gianni Picciano, allenatore del Crecchio, un commento sulla partita. La partita si è vista, parla da sola, abbiamo fatto un primo set tranquillo, preciso, gli altri tre sono salite le ragazze decisamente, le mie sono scese tantissimo, forse risentendo anche dell'infortunio del libero, però non è un alibi, ma... Le mie sono state decisamente male, oggi proprio male. Ecco, si è preso gli applausi del pubblico per la sua sportività, in diverse occasioni ha imbeccato l'arbitro su decisione anche a suo sfavore. Ma sono cose che ti vengono normali, almeno per me, non sono un allenatore dove vuol far vincere la squadra inteso come vittoria. A me piace far vincere la squadra inteso come gioco e come gruppo. Poi... La partita in se stessa va analizzata in altri modi. Io la vedo così. Ecco, alla luce di questo risultato, gli obiettivi del Crecchio? Gli obiettivi del Crecchio è quello di continuare a far crescere ragazze che sono comunque under 18 e non avere ambizione, perché è una squadra giovane, deve crescere, ma c'è tanto da lavorare. Ettore Marcovecchio, nuova esperienza con la BTS San Salvo per quanto riguarda le giovanili dell'Under 14. Come si sta muovendo, come sta andando questa esperienza? Direi che sta andando molto molto bene. I ragazzi sono motivati, vengono con tanta voglia di migliorare e i risultati cominciano a vedersi. Se pensiamo che squadre come l'Impavida per noi erano inarrivabili e adesso ci cominciamo a giocare, anzi nel campionato Under 14 siamo riusciti a batterli nella semifinale e arrivare in finale provinciale. Certo c'è ancora tantissima strada da fare, bisogna migliorare molto da un punto di vista tecnico, però ecco, dal punto di vista dell'impegno i ragazzi stanno rispondendo molto molto bene. Ecco, la differenza tra allenare un gruppo di ragazze e un gruppo di ragazzi? Ma diciamo che a livello giovanile c'è pochissima differenza, nel senso che bisogna lavorare molto molto sulla tecnica e per cui io adesso alleno sia un gruppo giovane a Vasto sia a San Salvo, non ci sono grandissime differenze, ci vuole chiaramente tanta pazienza perché ci vogliono anni per poter riuscire a raggiungere un buon livello tecnico. Ecco, uno dei pilastri della BTS Under 14 di San Salvo il Antonio Delfrà, capitano della squadra, uno del gruppetto di Vasto che è andato a rinforzare questa squadra. Com'è questa esperienza nuova?
È una bella esperienza perché comunque abbiamo conosciuto nuove persone brave che comunque si stanno impegnando per andare alle finali regionali. È una bella esperienza. Ecco, come ti trovi da capitano? Quali consigli dai ai tuoi amici? Cioè quando li vedo di male umore, abbattuti, li rinforzo perché comunque dobbiamo vincere, dobbiamo riuscire a vincere. Ecco, un pronostico per la finale contro il Chieti? Ce la dobbiamo giocare, dobbiamo cercare comunque di vincere un set anche la partita.